uniti dallo stesso amore e dalla stessa voglia di libertà. Sono il sindaco uscente e quello che ne ha preso fascia e incarico. Nino Fezza, cineoperatore Rai di guerra, una vita per i bambini privi di libertà nei campi profughi della Siria. E Don Ciotti, una vita sotto scorta per la lotta alle mafie e fondatore di Libera. Uomo e sacerdote simbolo per tutti gli uomini liberi. Quanto è impervio il cammino, il percorso verso la libertà? La strada è molto in salita, le difficoltà sono davanti agli occhi di tutti. Un paese come l'Italia, dove 4 milioni e mezzo di persone vivono la povertà assoluta, 8 milioni la povertà relativa, 1 milione e 200 mila bambini, dice l'Ista, povertà assoluta. Certo, c'è anche una lettura che riguarda un mondo. Noi ci fermiamo un attimo a casa nostra per leggere le nostre fragilità e anche le nostre povertà, dove 2 milioni e 300 mila giovani non studiano e non lavorano, e dove abbiamo una dispersione scolastica. C'è stato di grandi miglioramenti negli ultimi anni, un grande lavoro anche della politica, però restiamo gli ultimi posti in Europa per la dispersione scolastica. E dobbiamo non dimenticare che abbiamo 6 milioni di analfabeti, forme di analfabetismo di ritorno. Ce lo ricorda un grande, Tullio De Mauro, con insistenza, perché c'è il rischio che, presi da mille cose, ci si dimentichi di questa tensione. Ecco, allora la strada è in salita, ci vuole continuità nel nostro impegno e responsabilità, ci vuole condivisione, perché è noi che vince.